Le piace stare qua? È bello qui, è bellissimo come posto. È una cosa forzata. Il signor Antonio Viggiani ha 83 anni. Vive in una contrada a pochi chilometri da Pisticci, assieme al figlio Giuseppe. Ha bisogno di assistenza perché è malato di Alzheimer e per questo da alcuni anni è aiutato da un giovane ragazzo marocchino che vive in Basilicata da 5 anni. La casa del signor Antonio, però, non è quella del figlio. Antonio, fino all'8 marzo del 2014, abitava a Marconia, in via Rocco Scotellaro, in uno degli alloggi di proprietà del comune. Poi è accaduto qualcosa di incredibile che adesso è nelle mani della magistratura. Ce lo spiega suo figlio Giuseppe. È successo quello che non doveva succedere, perché il papà stava bene dove stava, in una casa del comune di Pisticci, e una sera, un venerdì sera, l'hanno occupata. Hanno scardinato la porta, la finestra nell'entrata della camera da letto, e sono entrate dentro delle persone. Ogni venerdì noi portavamo il papà a casa perché è fine settimana, poi si stava la domenica tutti quanti insieme, e poi c'era una necessità fisiologica, nel senso che dovevamo fargli la doccia, il bagno, e lì la doccia in quell'appartamentino lì non era più possibile utilizzarla, in quanto lui era sulla sedia a rotelle. Io mi trovavo sul posto di lavoro e avevo appena iniziato la mia turnazione. E praticamente che cosa è successo? Che il brigadiere dei carabinieri di Marconia ha chiamato la centrale dove io lavoravo, dicendo che c'è stato un tentativo di furto e ci sono state delle persone che sono entrate ad occupare questa casa. Sono entrate, io non essendo lì sul posto, ho chiesto cortesemente al brigadiere di dare un occhio di riguardo per quanto riguarda la situazione, perché la casa per me era vitale, per il papà, e così via, il che non è stato poi così, perché c'erano dentro dei minori e la legge gli permetteva di... Perché questa casa è stata occupata da una famiglia nella quale sono presenti anche dei bambini piccoli, dei minori, quindi in base a questo non sono stati, tra virgolette, cacciati subito via. No, però no, non sono stati cacciati per nulla. E poi io comunque ho visto che c'era una signora all'interno della casa con dentro due bambine e un'altra signora, parenti di loro o amici per la pelle, che abitavano di fronte. Io il giorno dopo sono andato con mio figlio a fare la denuncia. Il maresciallo dei carabinieri non aveva molto tempo da dedicarmi perché aspettava altre persone. Mi disse: potete venire domani, dopodomani e così via, appena avete un po' di tempo. Al che io ho visto che la situazione era un po' fredda nei suoi confronti e sono andato dall'avvocato il giorno dopo, abbiamo fatto la denuncia e ho passato il tutto al commissariato del comune di Pisticci. Quelle persone che hanno occupato la casa si permettevo di chiamare i carabinieri e io non potevo vedere che cosa mancava a casa mia, che cosa gli serviva a mio padre, che cosa prendere, documenti privati, tutto.